25 luglio 2023. Gesù a Manuela Struck. Satana vuole diffondere la guerra nel mondo, ma se voi fate questo, la fermerete. Fatelo adesso. Ecco Manuela Struck con un nuovo messaggio proveniente direttamente da Gesù, che ci conferma che stiamo vivendo il periodo della grande tribolazione, in cui Satana, se non facciamo alcune cose noi tutti insieme, riuscirà a diffondere i mali della guerra in tutto il mondo. Gesù, che si presenta come il Re della Misericordia, ci chiede di fare alcune cose per evitare la guerra. Dobbiamo necessariamente ascoltarlo e seguire quello che ci dice. Alla fine del messaggio, il Cristo ci chiede di recitare una particolare preghiera che tutti noi conosciamo. Breve, ma molto importante. Leggiamo il messaggio. Il Re della Misericordia dice: «Il mio regno non è di questo mondo. Così, come ha detto il Santo Arcangelo Michele, che ha parlato a voi, vi ho scelti per essere un popolo santo. Il mio regno è costituito dai consacrati e dai sacerdoti che devono guidare questo popolo. Troverò ancora la fede quando verrò di nuovo da voi. Rimanete saldi anche quando vedrete che i pastori sono caduti sotto i lupi. Non spaventatevi quando vedrete quanti cadranno. Rimanete nel mio amore. Condannate ogni discorso falso. Vivete nel tempo della tribolazione, sappiatelo. Il tempo che sta per arrivare è serio. Pregate affinché la guerra in Ucraina non si diffonda. Ho fatto piovere gigli. I gigli bianchi rappresentano la bellezza, la purezza e la grazia. I gigli rossi rappresentano il sangue prezioso e il martirio. Il giglio non è solo il mio fiore preferito, ma anche il fiore del perdono. Ora sto guardando voi. Troverete il perdono nella Santa Confessione. È il sacramento della riconciliazione con me e con il Padre Eterno. Siete riconciliati? Cercate la riconciliazione con me e con il Padre Eterno. Non volete tutti andare in paradiso? Sono venuto dal cielo per guidarvi in questo tempo. Satana sta cercando di diffondere la guerra nel mondo. Può farlo solo se non pregate, non vi pentite e non offrite il santo sacrificio della messa. Perciò siate diligenti, piccolo gregge. Restate fedeli a me. Non dimenticate di recitare questa preghiera. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Amen.